Tutti a giudizio per bancarotta, gli amministratori della società Toscana Edizioni che pubblicava il giornale della Toscana, tra cui il senatore di Ala Denis Verdini, lo ha deciso il GUP di Firenze Anna Limongi in un procedimento bis dell'inchiesta sulle attività editoriali che facevano capo a Verdini. Tra i rinviati a giudizio anche l'onorevole Massimo Parisi, il professor Girolamo Strozzi, gli amministratori Pierluigi Picerno e Enrico Luca Biagiotti. Il senatore Denis Verdini è stato presente in aula stamani per l'ultima fase dell'udienza preliminare e poi per aspettare la decisione del GUP. Per il senatore Verdini questo è il sesto processo in due anni. Questo procedimento è scaturito da un'inchiesta più ampia riguardante sempre la STE, società collegate che pubblicavano altre testate a Firenze, per truffa allo Stato sull'assegnazione di fondi all'editoria. L'accusa di bancarotta su cui oggi il GUP ha deciso di rinviare a giudizio cinque imputati è relativa in particolare alla presunta distrazione di una somma di 2,6 milioni di euro che sarebbe andata in parti uguali a Verdini e Parisi. Verdini si è difeso in aula stamani dicendo che la somma non era stata distratta dalla STE ma faceva parte di un'operazione corretta legata alle attività patrimoniali della società. In generale i vari difensori hanno sostenuto che si tratta di un caso di bancarotta riparata, quindi non ci sarebbe reato poiché i denari sarebbero comunque rientrati nella disponibilità della società. La STE è una società che è stata dichiarata fallita nel 2014.